sembra scontato forse dire una vittoria, probabilmente nemmeno nei suoi sogni, così. Ah, certo, sicuramente sì, ma il mio, quello che ho inciso io in questa partita equivale a zero. Tutto il merito penso che è doveroso darlo ai ragazzi che veramente hanno dato l'anima, e questo sicuramente è un punto di partenza per poter centrare l'obiettivo finale, quindi un grande applauso ai ragazzi. E comunque è cambiato qualcosa, soprattutto dietro, schieramento a 4, questa squadra non giocava quasi mai, non ci ha giocato quasi mai, no? Questa può essere la prima impronta sua. Sì, sicuramente sì, come avevo detto ieri, è normale che ogni allenatore ha il suo credo, le sue idee, no? Però a prescindere dall'aspetto tattico, tecnico, oggi è valso quello che hanno messo dentro il campo, ma come gruppo, e quando parlo di gruppo parlo di tutti i 20 che erano nella distinta, ma anche di quelli fuori, quindi ho visto veramente un gruppo coeso. Tornare in panchina e tornare in campo, che significa? Sicuramente per me stare in campo è vita, quindi è emozione, è bello perché è quello che provo e voglio fare, quindi sono molto contento che il Fano abbia pensato a me e spero di ripagare la fiducia da qui alla fine. Nella partita in sé, approccio giusto direi, capacità di sfruttare, se vogliamo, anche le concessioni che ha fatto il Chieti, avvio di ripresa, giusto quei 5 minuti per controllare il tentativo di riaprirla degli avversari, e poi quell'1-2 di Zanni che ha messo la parola fine. Sì, ma non ci scordiamo che di fronte avevamo una squadra secondo me forte, una rosa importante, che magari in questo momento sta avendo un po' di difficoltà, ma sì, dai, hanno comunque sia, ripeto, dato l'anima, si sono aiutati, hanno sofferto quando c'era da soffrire, non si sono abbattuti nel momento che magari abbiamo preso il gol del 2-1 che poteva un attimo destabilizzarsi, vabbè, avete capito, e poi siamo comunque, no, sono contento per quello che hanno messo in campo, che a prescindere da chi è andato in gol, ma hanno giocato di squadra, e questo è la prima prerogativa per cercare e ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati, che è la permanenza in questa categoria. Che passa anche per una sfida cruciale come quella di mercoledì, cercando di sfruttare l'abbrivio di questa vittoria anche a livello diciamo morale, per poi affrontarla nella maniera migliore possibile. Certo, sicuramente è una vittoria importante, ma importante soprattutto per la testa, per acquisire delle certezze che magari quando si fa fatica a fare dei risultati vengono sempre meno. Quindi è un punto di partenza, ci godiamo, ecco, 3 o 4 ore questa vittoria, ma da questa sera i ragazzi da domani già saranno sul pezzo per poter fare e dare continuità a questo risultato e fare una partita importante anche a Matese. Ecco, ha fatto uscire anzitempo anche qualche titolare, al di là del risultato che era ormai un pochettino predeterminato, era forse anche per risparmiare qualche giocatore in vista di mercoledì? Ma più che altro anche perché venivano, 3 giorni fa avevano fatto 90 minuti, e quindi oggi hanno dato tanto anche dal punto di vista mentale, quindi le energie vengono anche un pochino meno, quindi certo, risultato diciamo tra virgolette messo in cassaforte qualcuno, anche se era già in previsione, perché quando si gioca ogni 3 giorni bisogna anche centellinare un po' le forze. Lei guarda ovviamente i suoi, però visto che qui le faccio questa domanda, come ha visto il Chieti? Io oggi ho visto il Fano e non me ne vogliono, nel senso mi interessa poco, perché comunque ripeto, di fronte c'avevamo una squadra forte,
composta da giocatori che l'anno scorso qualcuno ha vinto il campionato, qualcuno ha fatto i playoff, quindi sono giocatori importanti, giocatori di categoria, di esperienza, che non è mai facile giocarci contro, quindi ripeto, i ragazzi oggi hanno dato una grande prova di carattere, ma è un po' il perno delle mie idee calcistiche, perché ci vuole carattere, ci vuole abnegazione, ci vuole volontà e ci vuole tanta tanta unione, perché mettendo in campo queste cose, ripeto, possiamo combattere contro tutti, perché poi, ripeto, non è poi una squadra il Fano che non ha valori, magari ha valori giovani che in futuro saranno giocatori come quelli del Chieti. No? Ecco, se vogliamo fare proprio un nome in particolare, rientro di Urbinati, comunque è inciso. Urbinati è il capitano del Fano, è la nostra colonna portante, è un giocatore che non scopro io, è normale che la sua esperienza, la sua volontà, la sua determinazione è fondamentale per questa squadra. Noi siamo contenti per avergli fatto chiudere il cerchio positivamente di questa settimana, perché ha avuto una grande gioia, perché quando se nasce un figlio so cosa significa, quindi ci avevamo anche voglia di regalargli la settimana completa. Ecco. Parlavo di giovani, forse si è rubato più la scena a Koulibaly di Ricci, che comunque se l'è meritata, perché comunque 2005 prodotto del settore giovanile, ha fatto l'assist del primo gol, ha segnato in proprio, poi rifacendosi subito anche, no, di una battuta a vuoto che a livello di gioventù capita, insomma. Ma capita anche a livello di anzianità, quindi sono ragazzi penso validi, ma soprattutto ci mettono l'anima, ma non alla domenica. Io in questi due giorni che sono stato qui, quindi ho visto alcune cose, ma sicuramente la volontà e la determinazione e come approcciano ogni allenamento, penso che gli va dato merito e sicuramente un punto di partenza per crescere. È normale, Koulibaly oggi ha fatto un gran gol, ha fatto una grande partita, abbiamo bisogno, ce l'ha nelle corde questo, quindi abbiamo bisogno di tutti. Anche Padovani secondo me è stato molto positivo, ha lavorato molto per la squadra, tanto si è sacrificato, è un giocatore che è sia importante quando farà gol, e non deve essere un peso per lui, ma sicuramente è un giocatore importante perché sì, sa come si combatte in questi campionati, quindi sa anche mettere da parte il proprio io e donarsi per la squadra, quindi sono contentissimo, ma sono contento di tutti, diciamo, ripeto. Chi è entrato col piglio giusto, con l'approccio giusto, stando sul pezzo, ma me ne ero accorto subito anche alla fine del primo tempo, durante, dentro lo spogliatoio, anche chi non era sceso in campo all'inizio stavano lì, quindi questo è un bene per Fano, perché ci permette di avere tante più possibilità e perché c'è bisogno di tutti.